Eccoci qua, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, ben trovati i nostri amici schitarrati. Ci siamo di nuovo con la nostra nuovissima lezione di chitarra, ve l'avevo promesso, oggi arriva il famosissimo, ci siamo riusciti, giro armonico di Do. Manca soltanto un accordo, eravamo arrivati a fare il passaggio Do maggiore, La minore. Ripassiamo le lezioni precedenti. Siamo passati al Re minore, vi dicevo di farlo col mignolo qui al terzo tasto della seconda corda. Ed ora aggiungiamo un nuovissimo accordo, l'ultimo accordo del famosissimo giro armonico di Do, ed è il Sol settima. Ora facciamo sempre il nostro lavoro per collegare i vari accordi, le posizioni dei vari accordi. Vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con le nostre lezioni di chitarra. Qua sotto c'è scritto iscriviti, clic, tastino rosso, iscriviti, perfetto. Accendi anche la campanellina così ti arriveranno tutte le nostre notifiche delle nuove lezioni di chitarra. Allora, ricapitolando, Do maggiore, ce lo ricordiamo? Do maggiore, eccolo qua. Allora, il Do maggiore ha l'indice sul primo tasto della seconda corda e suona la nota di Do. Il medio sul secondo tasto della quarta corda, eccolo qua, secondo tasto della quarta corda. L'anulare, terzo tasto della quinta corda, ok? Do maggiore. Poi abbiamo detto che per passare da Do maggiore a La minore basta spostare l'anulare qua. Praticamente da questa posizione in cui ci troviamo, dal terzo tasto della quinta corda, lo dobbiamo spostare sotto il medio, qui. Quindi andrà a finire sul secondo tasto alla terza corda, ok? E quindi andrà a suonare la nota di La, ok? Quindi abbiamo detto Do maggiore. Ci spostiamo al La minore facendo questo semplice movimento. Spostiamo l'anulare da qua a qua, le altre due dita rimangono ferme. Poi per passare al Re minore abbiamo detto che bisogna fare un passaggio un pochettino più complicato, perché si spostano praticamente tutte le dita. L'indice va nella corda sotto, il medio va qua al secondo tasto della terza corda, il mignolo, che abbiamo messo il mignolo, va al terzo tasto della seconda corda, e questo è il Re minore. Ora, per passare al nuovo accordo che serve per completare questo famosissimo giro di Do, allora, l'indice rimane fermo lì dov'è, le altre due dita si spostano e vanno a finire il medio sul secondo tasto della quinta corda, quassù, l'anulare ancora più in alto, sul terzo tasto della sesta corda, ok? Quindi il movimento qui è un pochettino più ampio. Da qua ci spostiamo e andiamo quassù, ok? Facciamo dei movimenti lenti, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Ok? Perfetto. Allora, abbiniamo quel pizzichino di teoria che ogni tanto ci serve per capire che cosa stiamo facendo. Abbiamo già spiegato nelle lezioni precedenti quali sono le note che compongono l'accordo di Do maggiore. Abbiamo detto che le note sono Do, Mi, Sol, ok? Do, Mi, Sol. E sulla posizione di Do maggiore le note di Do, Mi, Sol le troviamo tutte, anche parecchio ripetute, alcune. Abbiamo detto che facciamo con la sesta corda, suoniamo il Mi, che appartiene appunto all'accordo di Do maggiore, poi qua con l'anulare suoniamo la nota di Do. Vi ricordo sempre di andare a ripassare quelle due famose lezioni che si riferiscono alla scala cromatica, in modo tale da capire dove stiamo, che note stiamo eseguendo. Allora, abbiamo detto, con la sesta corda suoniamo il Mi, sulla quinta corda al terzo tasto abbiamo il Do, poi con il medio al secondo tasto della quarta corda abbiamo di nuovo il Mi, poi abbiamo la corda vuota che è il Sol, poi abbiamo al primo tasto con l'indice suoniamo il Do, e poi la corda vuota
del famoso Mi cantino, che è di nuovo un Mi, quindi il Mi in questa posizione lo ripetiamo ben 3 volte, ok? Quindi Mi, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Praticamente sono le note di Do maggiore che si ripetono in maniera, diciamo, più o meno regolare per l'intero accordo, ok? In questo caso ripetiamo la terza nota, la terza dell'accordo per 3 volte, cosa che in teoria, nella teoria dell'armonia, diciamo, classica, è, diciamo, sconsigliato, ok? Poi abbiamo detto che nel passaggio alla minore le note che andremo a fare sono le note che compongono appunto l'accordo di La minore sono La, Do, Mi, ok? Quindi le note che faremo sono sempre il Mi, il La, la corda vuota, La. Poi al secondo tasto della quarta corda abbiamo il Mi, al secondo tasto della terza corda qui abbiamo il La, poi abbiamo il Do, questo, al primo tasto della seconda corda e di nuovo il Mi nel Mi cantino. Quindi le note che andremo a fare in sequenza sono La, Mi, Mi, La, Do, Mi. Ok, in questo caso la nota di Mi, mentre prima era la terza dell'accordo di Do, ora è la quinta dell'accordo di La minore, perché vi ricordo che l'accordo di La minore è formato dalle note La, Do, Mi. La, Si, Do, terza, Re, Mi, quinta. La, Do, Mi, Mi in questo caso è la quinta dell'accordo di La minore. La quinta nella teoria dell'armonia classica si può ripetere, sì. Quindi le note che nell'accordo possiamo ripetere, infatti qui il Mi lo ripetiamo ben ancora 3 volte, quindi Mi lo ripetiamo qua, poi lo facciamo qua, nella superiore e qua, su 3 ottave distinte, ok? Poi passiamo al Re minore, che vi ricordo è composto dalle note Re, Fa, La, ok? Re, Fa, La lo troviamo, abbiamo detto che questa che è la nota del Mi non la dobbiamo suonare perché appunto nell'accordo di Re minore il Mi non c'è, è composto dalle note Re, Fa, La, ok? Quindi il Mi non va suonato, iniziamo a suonare la quinta corda in poi, ok? Corda avremo il La, la corda vuota. Alla quarta corda, la corda vuota di nuovo è il Re, quindi La, Re. Poi abbiamo alla terza corda, secondo tasto, quello che suoniamo con il medio è di nuovo un La. Poi questo che suoniamo con il mignolo qua al terzo tasto della seconda corda è un Re. E finalmente al primo tasto della prima corda suoniamo un Fa, ok? Quindi le note che eseguiamo in questo accordo sono La, Re, La, Re, Fa, ok? Ci siamo? Bene. Allora, ora andiamo ad aggiungere questo nuovo accordo che è un Sol settima, quindi da Re minore che stiamo qui, lasciamo fermo soltanto l'indice, le altre due dita, il mignolo si toglie, il medio va a finire sul secondo tasto della quinta corda, l'anulare va a finire sul terzo tasto della sesta corda, ok? Eccolo qua. E che note sono queste? Attenzione! Accordo di Re settima si chiama, Re settima, anche detto accordo di settima di dominante, sempre nella teoria classica, ma diciamo che in genere nella musica moderna lo chiamiamo semplicemente Re settima. Scusate, Sol settima. Sol settima è composto da queste note. Sol, Si, Re, Fa. Sono 4 le note che compongono questo accordo perché negli accordi di settima non sono più soltanto 3 le note a comporre l'accordo, ma diventano 4. Non si chiamano infatti più triadi, in teoria, ma si chiamano quadriadi. Ma adesso giusto qualche pillolina, come sempre. Quindi le note che compongono questo accordo, ripetiamo, sono Sol, Si, Re, Fa. Per ora prendetele così, fate finta, dovete imparare appunto la poesia di Natale, eh? Ok, Sol, Si, Re, Fa. E andiamo a vedere dove sono queste note Sol, Si, Re, Fa in questa posizione. Quassù abbiamo il Sol. Ricordate, andate sempre a rivedere la lezione
sulla scala cromatica che vi spiegavo appunto la funzione di questi tasti, eccetera, eccetera, di questi rettangolini della chitarra. Qua sotto abbiamo la nota di Sol, quindi Sol, Si, Re, Fa, vediamo se ci sono tutte. Sol c'è, eccolo qua. Poi al secondo tasto della corda di La abbiamo il Si, ok? Poi abbiamo la corda vuota, la quarta corda vuota che è un Re, quindi Sol, Si, Re, ci sono tutte e due. Poi di nuovo la terza corda vuota è un Sol, si ripete il Sol, Si, eccolo qua, Sol, Si, Re, Fa. Il Si, eccolo, è la corda vuota, la seconda corda vuota, vedete? Il Fa è questo qua giù, ok? Al primo tasto della prima corda, quindi le note ci sono tutte. Ok, ora facciamo un po' di esercizi, sempre con molta calma, molta tranquillità, poi avremo il nostro batterista che ci accompagna qua con lo slow rock a 50 bpm per stare molto tranquilli. Proviamo, facciamo sempre il controllo del suono, se suonano tutte quante le corde. Iniziamo con la posizione di Do maggiore, controlliamo che suonino tutte. Se viene fuori qualcosa del genere, vuol dire che stiamo spingendo piano o male le nostre dita sulla tastiera della chitarra. Poi quindi Do maggiore, La minore. Passiamo al Re minore, vi ricordo che il Re minore è la prima corda, non va, cioè scusate, la sesta corda, perché la prima qua giù, la corda più bassa, la sesta non va suonata, quindi partiamo da La. Sol settima, vanno suonate tutte, ed ecco la posizione, indice, medio, anulare, indice, medio, anulare. Ok? Perfetto. Ora ci facciamo due tipi di esercizi. Uno in cui facciamo degli arpeggi partendo dalla quarta corda, quindi faremo il Sol settima. Attenzione, ora per ritornare e fare il giro armonico da capo, bisogna rimettere l'accordo di Do maggiore. Come facciamo? In questo caso è abbastanza meccanica la cosa. Allora, memorizziamo questo momento. Da Sol settima per ritornare a Do maggiore, dobbiamo l'indice si sposta una corda sopra. Le altre due dita rispettivamente, tutte e due una corda sotto, quindi da qua che siamo, ci spostiamo indice su e le altre due giù. Ok? Sol settima, Do. Vi ricordo sempre che inizialmente dovete pensarli i movimenti, eh? Poi dovete immaginarli come un disegno fatto da puntini. Le posizioni delle dita sono i puntini e il disegno è quello che viene fuori. Vedete? Questo è il disegno del Sol settima. I puntini sono 1, 2, 3, ok? Il disegno del Do è questo. I puntini sono questi. 1, 2, 3. Il disegno è molto simile, come vedete, eh? Semplicemente va soltanto spostato, le dita che stanno sopra vanno sotto,
il dito che sta sotto va sopra, ok? Bene, allora ci proviamo? Lo facciamo questo esercizio? Siamo pronti, belli carichi. Allora, alterniamo arpeggio, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 e accompagnamento semplice, il famoso tum tum cha. Se avete bisogno di fermarvi per capire bene il passaggio delle posizioni, stoppate il video, ricominciate, guardate bene, vedete bene, mettetelo a rallenti, fate come volete. L'importante è che andiate avanti con sicurezza e con tranquillità, va bene? Proviamo, allora cerchiamo di far partire il nostro batterista. Batterista, sei pronto? Allora, eccoci qua. Ovviamente poi dalle prossime lezioni inizieremo un po' a suonare qualche canzone, qualche brano, appunto, che è stato composto sulla base del Giovanfonico di Do. Diciamo che tra gli anni 50 e gli anni 60, 70, il 60% delle canzoni, diciamo, popolari, delle canzoni della musica leggera venivano composte su questi tipi di giri armonici, che praticamente in termini tecnici sarebbe primo grado, sesto grado, secondo grado, quinto grado. Canzoncine fanno così. Ora ne facciamo una lenta, ok? Ne facciamo una, insomma, proviamo ad esercitarci su questo giro armonico lentamente, alternando sempre arpeggio e accompagnamento tum tum cha. Ok? Ciao! Adesso lavoriamo però, eh? Seguite insieme a me il ritmo con la batteria. Eccolo qua. Thank you.
la con il do. Sol settima. Do maggiore. La minore. Re minore. Thank you.
Ok, allora ci siamo. Siamo diventati veramente molto bravi con questo giro armonico di Do. Spero sia stata chiara la lezione. Se c'è qualche problema o qualcosa nel quale non sono stata particolarmente chiara, avete magari dei problemi, delle cose che dovete chiarire, lo scrivete sotto nei commenti in modo tale da avere una comunicazione diretta. Io cercherò di, diciamo, seguire tutte le vostre indicazioni. Se c'è qualche suggerimento, qualcosa che volete aiutarmi a fare in modo tale di poter crescere insieme, va benissimo. Allora, dalle prossime volte inizieremo a canticchiare qualche canzoncina con il giro armonico di Do. Vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale qui sotto, cliccate iscriviti, vai. Ok, ciao, buonanotte schitarrati, ci vediamo alla prossima, ciao!